Rispetto a 7 giorni fa cambia il modulo, non cambia però il risultato finale al triplice fischio. Il Lanciano conosce la sua seconda sconfitta consecutiva. Questa volta paga dazio al Matusa di Frosinone contro la squadra di Roberto Stellone, che conquista i primi 3 punti pieni di questo 2015. Paga dazio il Lanciano anche dal punto di vista delle pedine. Out il portiere verde-oro Nicolas Andrade, problemi ad una spalla per lui, e i frentani dovranno quasi sicuramente ricorrere sul mercato per trovare un altro estremo difensore. D'Aversa deve fare i conti con tante defezioni, soprattutto a metà campo, ma deve fare i conti anche con le caratteristiche della squadra avversaria. Ed ecco allora che la novità assoluta per i frentani si chiama Andrea Conti, innestato dal primo minuto, che si sistema sulla corsia di destra dando manforte alla retroguardia in fase di difesa e invece garantendo fluidità sulla fascia in fase di progressione. Determinato il Frosinone, aggressivo e sempre pronto a creare densità in campo. Fischia Pairetto di Nichelino, al seguito dei frentani un buon numero di sostenitori rossoneri. Parte bene il Frosinone, che al primo affondo si rende pericoloso con una rasoiata di Ciofani. Il Lanciano comincia a macinare. Al quinto arriva il primo brivido per Pigliacelli con un colpo di testa di Monachello. Ancora Monachello, ma questa volta è decisivo. Palla al piede dell'attaccante agrigentino dalla tre quarti con una progressione di una ventina di metri ed un sinistro beffardo che si insacca in rete. 0-1 e Lanciano ben messo in campo, abile ad applicare una sinergica azione di movimenti tra tutti e tre i reparti, che costringe il Frosinone solo a tentare le conclusioni da lontano. Le sfuriate ciociare, come detto, si limitano solo con tiri dalla distanza o da calci d'angolo. Blanchard di testa prova a sorprendere Nicolas, poi tocca a Cooker sfoderare una staffilata dalla distanza, ma il portiere rossonero in qualche modo si salva. Al 31esimo colpo di biliardo di Davide Leonardo Gatto, che stava per sorprendere Pigliacelli dalla distanza siderale, ma il portiere canarino smanaccia all'ultimo istante sopra la trasversale. Nella ripresa il Frosinone parte subito fortissimo, sarà una costante dei padroni di casa per tutti i secondi 45 minuti di gioco. Infatti dopo appena 7 di questi, Crivello butta di prima intenzione un pallone al centro dell'area, dove arriva il colpo di testa di Paganini che non lascia scampo a Nicolas. Il pallino del gioco ce l'ha il Frosinone, ma al 22esimo arriva un gran colpo di Aquilanti che sfiora il 7. Al minuto 26 ecco il palesarsi di quell'incubo indigesto per i frentani, il calcio d'angolo che si concretizza in gol subito. Le casistiche sono tante in questa stagione, ma questa volta tocca a San Marco sfruttare alla perfezione una respinta corta della difesa virtussina dagli sviluppi di un corner e portare il Frosinone in vantaggio. Il Lanciano non ci sta, avrebbe anche la palla per pareggiare con un colpo di testa di Mammarella, ma Pigliacelli in questa circostanza è super. A corollario della gara, l'esordio di Aridità tra i pali in questa stagione, il ritorno dopo la sfida di Terni di Federico Amenta, ma attenzione, sabato al Biondi arriverà il Brescia, una sfida molto importante per i frentani, nella quale però conterà solo una cosa: fare punti, o meglio farne 3 di punti.